In 10 anni la raccolta di carta e cartone al meridione è cresciuta oltre 340.000 tonnellate, pari quasi al 60%. In un'Italia in cui la raccolta differenziata raggiunge il 65%, il Sud deve scontare un gap temporale rispetto al resto del paese, ma sta recuperando terreno e gli esempi come quello di Salerno sono best practice da imitare. È il motivo per il quale Comieco, il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi, ha scelto di eleggere il capoluogo campano, capitale della carta 2024, oggi l'inizio dei convegni e dei dibattiti che sono stati occasione nel Salone dei Marmi di fare un punto sulla situazione. Analizzando un decennio, le varie regioni si sono mosse in modo diverso, ma stanno progressivamente allineandosi su standard omogenei. La Campania è tra le regioni chiamate a dare il contributo maggiore nei prossimi anni e, come è stato sottolineato nel corso del convegno, metà della crescita della raccolta di carta e cartone può arrivare dal sud. Comieco ha presentato il suo piano per il quale ha stanziato 3 milioni e mezzo di euro per supportare i progetti di miglioramento. Tra i punti di attenzione: sviluppare la raccolta, stimolare gli investimenti impiantistici della filiera del riciclo, ridurre da subito le frazioni estranee alla fase di raccolta, come ha fatto Salerno, che ha imposto l'utilizzo del sacchetto di carta per raccogliere la carta. La presenza a Salerno di Comieco, Salerno per la prima volta avete scelto come capitale della carta. Sì, l'abbiamo scelta volutamente perché Salerno costituisce un esempio e quindi un'eccellenza nelle percentuali di riciclo. In questi ultimi 2 anni ha fatto delle crescite record. La pratica, per esempio, dell'introduzione del sacchetto di carta al posto di quello di plastica è stato un successo sia a livello quantitativo che qualitativo. E questo sicuramente è un buon esempio che da prendere a riferimento anche per altre città in Italia. Come proseguire, Presidente, questo percorso virtuoso? Ovviamente non parlo solo di Salerno, lei oggi avrà modo di confrontarsi anche con il Presidente della Regione Campania, ecco anche come la politica può aiutare. Certo, sicuramente al sud ci sono le opportunità maggiori, perché al sud c'è ancora un gap che può essere colmato, quantitativo e qualitativo, rispetto al nord. Sicuramente non è che si vince da soli, si vince insieme e ognuno deve fare la sua parte, ci sono tanti aspetti. Dicevo che sicuramente abbiamo un punto di forza, che è la sensibilità dei cittadini che in questi anni hanno dimostrato, forse con la loro anche propensione a non sprecare, a fare la raccolta differenziata sempre di più. I risultati dell'Italia sono dei risultati che ci lasciano orgogliosi. Sì, con AI insieme ai consorzi di filiera stiamo facendo un lavoro straordinario, soprattutto al centro-sud. Noi da tantissimi anni, insomma, Salerno è stata la nostra prima grande esperienza 2007-2008, ma abbiamo lanciato di recente un piano straordinario per i 7 comuni capoluogo delle 7 città metropolitane, da Roma fino a Palermo. È un percorso che stiamo facendo insieme ai consorzi di filiera. Comieco racconta oggi un'eccellenza, ma noi stiamo cercando di portare queste eccellenze che in questa città abbiamo vissuto in prima persona anche nelle grandi aree urbane, che sostanzialmente sono quelle che possono far crescere tanto il centro-sud.